Hanno sparato in diretta, ero a 20 metri, un ragazzo ha sparato ed è scappato. America, abbiamo un problema. Tonight authorities say the alleged shooter planned it all. The Orange County Sheriff just confirming that one person was killed and four are critically wounded. I want to show you some video from the scene. We start to learn more about the victim. State officials revealing all were killed inside of a single fourth grade classroom at the Robb Elementary School. That is Uvalde, una settimana prima California, bensì a 10 miglia da qua dove abito io, prima ancora a Buffalo, e poi, come avete visto, mi è successo anche a me in diretta che una persona sparasse mentre io camminavo. I recentissimi fatti hanno riportato all'attenzione di tutti la grandissima problematica delle armi in America. Allora ho cercato di estrapolarne i dati e capirne anche il senso, anche parlando con gli americani e cercando di capire dal loro punto di vista perché non riusciamo a risolvere questo problema. Partiamo dall'inizio. Cominciamo a parlare del Bill of Rights, cioè c'è una parte della Costituzione che tutela il possesso delle armi e lo legittima, che è appunto il secondo emendamento del 1791, che permetteva in quel momento, contestualizzato ovviamente, quando c'era la guerra di indipendenza, permetteva di avere delle armi sia per organizzare delle milizie e appunto difendersi, ma anche per difendersi dagli animali selvaggi, che in quel momento, essendo l'America ancora molto poco popolata, la natura fortunatamente predominava, anche gli animali, come orsi, come i leoni di montagna. E voi già vi starete chiedendo, ma allora ha senso che una legge del 1791, contestualizzata allora, possa essere ancora oggi valida? Ma prima di arrivare a questo, cercherò di estrapolarvi un po' di dati. In America ci sono circa 330 milioni di abitanti e abbiamo quasi 400 milioni di armi, che vuol dire il 42% delle armi civili in tutto il mondo, solo in America. I morti all'anno hanno sfiorato i 40.000. Voglio fare un paragone. Pensate che l'Europa, che ha il totale dei paesi europei, hanno quasi il doppio di abitanti e i morti all'anno per armi da fuoco sono quasi 7.000 contro i 40.000 dell'America, dove sono la metà degli abitanti. Aggiungiamo dei dettagli. Esistono delle grandi lobby che riguardano le armi. La più grande è la NRA, la National Rifle Association, che riguarda, che appunto tutela i possessori di armi. Il problema è che queste lobby finanziano le campagne dei politici proprio per influenzarli e sono i primi difensori appunto del possesso di armi in America. Vi do un altro dettaglio. Quando avvengono queste stragi, le azioni di queste organizzazioni salgono alle stelle, oltre che dopo le stragi molte persone vanno a comprare le armi. Quindi la mia prima domanda, anzi la mia prima affermazione a queste organizzazioni: per queste organizzazioni c'è bisogno di queste stragi. Sarà molto provocatorio, ma è così. Vediamo altri dati. La vendita di armi ha tantissimi dettagli. Una delle problematiche è proprio la capacità di comprare le armi in modo semplice. Si può comprare un'arma alla fiera di paese, come su internet, senza grandi problemi. I controlli sono pochissimi, soprattutto se non ci sono dei precedenti, ma in linea di massima è veramente facile comprarla. Soprattutto si possono comprare qualsiasi tipo di arma. Una delle armi più pericolose sono proprio questi fucili, gli M16, in dotazione all'esercito, che sono quelli più pericolosi. Pensate che un M16 può sparare tra i 700 e i 900 colpi al minuto, quindi 10-15 colpi al secondo. Sono armi fatte apposta per ammazzare e uccidere più persone possibile. La mia domanda è: ma avete veramente bisogno di un fucile del genere in casa? Allora veniamo alle domande dal punto di vista degli americani. Tutti questi eventi hanno spostato un po' l'opinione americana e la maggior parte pensa che ci debbano essere più controlli sulla vendita. Mi sembra anche più sensato. Però c'è ancora chi pensa che, faccio l'esempio, che se in quella scuola la maestra fosse stata armata, allora avrebbe potuto difendersi. Quindi ad armi rispondi con armi. O addirittura c'è chi pensa
che sopra le scuole sarebbero stati utili avere i veterani armati tutto il giorno. Ovviamente la NRA e tutte le lobby sono quelle che spingono di più per far credere che questa sia la via giusta, quindi alle armi rispondi con le armi. Se non fosse vero, sembrerebbe una barzelletta. Altri rispondono: come faccio a difendermi se andasse su un dittatore? Che io dico, ma siamo negli Stati Uniti in America, dove è praticamente impossibile che vada su un dittatore. Poi avete avuto già Trump, peggio di così, dove volete andare? Alcuni sono stati interventi nei decenni di alcuni presidenti, tra i quali Barack Obama aveva provato ad aggiungere delle restrizioni senza grandi risultati. L'ultimo che era riuscito a fare qualcosa era Bill Clinton, ma è rimasto qualcosa di quello che aveva fatto, perché altro è stato annullato. A seconda degli stati ci sono diverse leggi e controlli. Ci sono stati più restrittivi, tra virgolette, come New York, dove per comprare un M16 devi avere una giustificazione per averlo, ma anche questo è in discussione perché dopo la negazione di alcuni cittadini per l'acquisto di questo, la Corte Costituzionale dovrà decidere della legittimità o meno di questa legge. Ci sono anche altri stati come il Delaware, come la California, invece sono stati molto più permissivi. In alcuni stati si può andare in giro con la pistola sotto la giacca, in altri invece bisogna averla in vista, ma in linea generale è tutto molto semplice: avere un'arma e portarla in giro. La lotta è sempre tra i repubblicani e i democratici. I repubblicani cercano di aggrapparsi in tutto e per tutto al secondo emendamento, anche se tra questi c'è chi pensa che non sarebbe il caso di dover comprare un M16, però rimane sempre per loro il diritto di avere un'arma e di potersi difendere. Vi aggiungo un dettaglio: durante la pandemia abbiamo visto file e file di persone davanti alle armerie. In quel momento, a un certo punto, hanno dovuto chiudere i negozi di armi perché c'erano troppe persone. Testimone io, c'erano le file fuori dal negozio. Questo perché ogni situazione di paura aumenta l'acquisto di armi. Mi ricordo anche la pubblicità in quel periodo dove diceva: non volete difendervi da un'orda di persone affamate? Comprate un'arma. Sembra follia, ma questa è realtà. Ho cercato così di estrapolare i pensieri e i dettagli. Non ho grandi speranze per il futuro, anche se Biden ha fatto dichiarazioni molto forti. Spero che riesca nell'intento almeno di limitare in parte l'acquisto di armi, ma la strada è veramente lunga e molto difficile. What are we doing? Why are we here? What are we doing?